il nonno di Pescara, Pasquale Di Cecco, 106 anni, ma come si fa a raggiungere, a superare il secolo di vita, nonno? Se deve mangiare bene, se deve mangiare poco, se deve mangiare sempre roba calda, fredda mai, perché la roba fredda fa male. Cosa ricordi di 106 anni, il momento più bello della tua vita, qual è stato? La vita più bella della mia vita è stata a portare avanti la famiglia, loro sono felici di me perché io l'ho sempre portato avanti. Ricordo delle belle serate, delle belle magnate, delle belle magnate di polenta. Oggi il sindaco ti è venuto a trovare. Sono molto contento e speriamo che ci potiamo rivedere anche d'altro anno. Sindaco, annoverare un concittadino di 106 anni, Pasquale Di Cecco, che effetto fa? È veramente un piacere grandissimo, perché pensare che nella nostra città ci sono persone che raggiungono questa età è motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione. A Pescara si vive bene e lo vediamo con questi centenari, perché non è l'unico di 106 anni che io ho in qualche modo apprezzato e riconosciuto come una persona di grandissima qualità. Ce n'è anche un altro, qualche giorno fa ho festeggiato con lui 106 anni, ma devo dire che ho trovato tutte persone in condizioni eccezionali, perché certamente il nostro caro amico di oggi non dimostra affatto 106 anni, perché sembra che abbia 20 anni di meno almeno, quindi sono molto contento di essere qui, poi di vedere una famiglia unita, bella, con figli, nipoti, pronipoti, tra il capostipite e l'ultimo nato ci sono 103 anni di differenza, quindi è incredibile questo, è bellissimo.